bentornate. Allora, come promesso, sono riuscita a fare il primo dei video sui pacchettini regalo, diciamo di Natale, perché ci stiamo avvicinando a Natale, però in realtà, come vedrete, sono pacchettini che in realtà si possono fare per i regali di compleanno, per i regali di Pasqua, battesimo, comunione, cioè sono pacchettini di regalo che si possono adattare a qualsiasi occasione. Vi propongo 4 idee semplici da realizzare. Queste sono veramente abbastanza semplici, bisogna soltanto magari procurarsi qualche washi tape, qualche carta un po' colorata, però per il resto la realizzazione è veramente semplice. E appunto, se riesco, tempi permettendo, però mi sa che ci riuscirò, e vi propongo altre 4 idee un pochino più complesse, sempre facili da realizzare, diciamo medio semplice il livello, però un pochino più complesse, giusto per avere qualche idea in più, sempre per Natale, per vari regalini vari. E allora, le idee sono queste. Questa con gli asterischi, i fiocchetti di neve, questo con i cerchietti, non mi viene il termine, questo con varie carte, washi tape, e poi questo tutto sberluccicoso per le ragazze, più così chiamano i glitter. Comunque vedrete che sono semplicissime, vi lascio al video e fatemi sapere se vi è piaciuto, scrivete nei commenti se avete altre idee, se ne volete vedere altre, eccetera, quello che volete. E ci vediamo al prossimo video, ciao! Questo pacchetto con dei simili fiocchi di neve ci serve innanzitutto la punzonatrice a forma di fiocco di neve, ma va bene una qualsiasi. Queste qui le ho trovate in Fiera Vicenza, quindi in Italia si trovano di sicuro, ci sono tantissime forme di ogni genere. Poi ovviamente con la punzonatrice bisogna intagliare della carta, io ho scelto questi tre tipi di carta qua. Si formano i nostri asterischi, i fiocchi di neve, poi ci servirà una colla per incollare, un pacchetto regalo, del nastro e un tag in cui scrivere il nome. Allora, partiamo con ordine. Vi faccio vedere innanzitutto come funziona la perforatrice. È semplicissima da usare, si prende il foglio, si inserisce dentro, si controlla da dietro a che livello siamo e poi basta schiacciare e viene fuori la formina. Continuate a fare così con tutti i tipi di carte che volete e vi preparate i vostri fiocchi di neve colorati. Una volta che avete preparato tutte le vostre formine, disponetele sul pacchetto nella maniera che più vi piace. Io ho creato delle righe un po' sfalsate di questi asterischi e adesso le incollo. Io ho lasciato una riga in mezzo qua con un pochino più di spazio per farci passare il filo, perché adesso qua metteremo il filo così con il nostro tag attaccato. Io ho scelto un filo multicolor perché appunto sui toni delle stesse carte, insomma, poi cambiando colori si riesce a fare un pacchetto più maschile, più femminile, vedete voi. Io parto sempre da una base neutra in questo tutorial e poi metto i colori sopra. Servono dei washi tape, io ho preso di questi colori qua, abbastanza sui toni natalizi, rosa, ho preso quelli che avevo, insomma. Un filo, questo qui è un filo che ho preso da Tiger, lo trovate sia in questo colore che, se lo mostro, ce l'ho qua, anche nero, però vabbè, a me serve quello rosso perché sta meglio quello rosso. Sempre un tag e poi un pezzo di carta e ovviamente il vostro regalo.
Sul pezzo di carta dovete, come ho fatto io, applicare delle strisce di washi tape alternando. Io sono partita da questo, poi ho aggiunto questo, ho lasciato un po' di spazio rosa e poi ho unito questo e ho rimesso di nuovo quello rosa. Quindi come prima cosa createvi su una carta colorata o anche bianca queste strisce. Dopodiché prendiamo una formina, ci servono delle formine tonde, usiamo proprio questo washi tape perché la grandezza va bene. Prendiamo una penna, cioè una matita, scusate, con la punta magari, e creiamo dei cerchi sulla superficie, prendendo un po' di qua, un po' di là, insomma, in modo da creare fantasie diverse. Ora con la forbice tagliamo questi cerchi. Adesso l'idea è questa: prendere il nostro nastro e creare delle striscine così, singole, su cui applicare i nostri cerchi così. E magari, vabbè, io il pacchettino piccolo, a me verranno magari o due strisce o tre, adesso magari partendo da qua riesco a farne tre. Allora, ci andiamo a creare con questi fili le decorazioni, quindi le posizioniamo come avevamo deciso. Bene, adesso andiamo a metterli sul nostro fiocco, cioè sul nostro pacco, scusate. Adesso, per non lasciare questa cosa brutta in vista, io prendo il washi tape e ci passo sopra in modo da mascherare un attimo la nostra chiusura. Allora, visto che questo tag è troppo grande per il mio pacchetto, ne faccio uno più piccolino io. Riprendo la carta rosa che avevo usato qua dietro, poi prendo un altro rosa giusto per creare un'etichettina così, che poi metterò qua. Adesso incollo la parte più piccola sulla parte più grande. Tanto non è detto che il nome debba essere scritto enorme, a meno che non ci vogliate mettere una dedica. Ecco, ho creato la mia etichettina. A questo punto incolliamo l'etichetta sul pacchetto e il pacchetto è finito. Un'altra idea semplice ma d'effetto può essere sempre quella di partire da un pacchetto regalo neutro, inserire una carta di una fantasia un po' particolare, questa è di Tiger e appunto questa è molto femminile, poco natalizia, però insomma basta mettere la carta più adatta al tipo di persona a cui dovete regalare il regalo all'occasione e quindi si riesce a personalizzarlo molto bene. Poi un'etichetta, io ho utilizzato la stessa carta del pacco regalo da inserire e incollare sopra, e un washi tape che ci possa stare bene come colori e come fantasie. Allora, ovviamente dovete tagliarvi questo pezzo strisce di carta della dimensione che volete, io l'ho fatto abbastanza grande, poi posizionatelo al centro in modo che arrivi fino a dietro quasi, in questo modo. E lo andiamo a fissare con uno scotch normale. Adesso con il nostro washi tape
andiamo a creare i bordi. Andiamo a rifinire la lunghezza in modo che non oltrepassi il bordo alto. Adesso creiamo la nostra etichetta. La posizioniamo in mezzo e incolliamo l'etichetta. Per creare questo pacchetto vi servirà della carta crespa che io ho in strisce, l'ho preso viola, dei washi tape, io ho preso uno glitterato dorato e uno così, adesso vediamo come usarli, e una forbice. Allora, con l'ultimo tutorial andiamo a decorare con il washi tape il nostro pacchetto e un po' di pezzettini di carta crespa che io ho reso, ho tagliato insomma a striscioline irregolari. Iniziamo con i nostri washi tape. Ma la forma che vogliamo dare è quella, questa qua, insomma, così, strisce diagonali di washi tape. La carta crespa a mo' di frangetta sul bordo del washi tape. E la fisso con questo sempre glitter.